Aspettate un attimo, ragazze. Un attimo.
potremmo chiudere. Grazie.
Forse devono dire fare qualcosa o no? O possiamo entrare? Scusate, grazie, che ricordare e mai dimenticare. All'insegna di questo mondo osserviamo un minuto di rispettoso silenzio in memoria dei 6 milioni di ebrei. Nel silenzio totale dell'intera nazione, l'insurrezione del ghetto di Varsavia e lo sparuto gruppo di eroi che si oppose ai nazisti. Osserviamo un rispettoso raccoglimento anche durante il momento di preghiera che seguirà. Shalom aleinu ve'al kol Israel,
Yasse shalom, yasse shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yasse shalom, yasse shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Amen. Ringraziare Don Antonio Giuri, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta, che ci ospita sempre generoso e disponibile, si mette a disposizione ogni volta che gli viene chiesto un aiuto, un supporto. Grazie Don Antonio. L'altro ringraziamento doveroso farlo alle autorità che hanno accettato l'invito a stare con noi questa sera nella fiaccolata che abbiamo fatto, a cominciare da Sua Eccellenza il Prefetto, dalla Vicepresidente della Regione Loredana Capone, al Presidente della Provincia Cappellone, Consigliere Palese, il Presidente e Capogruppo alla Provincia Cosimo Durante ancora qui presente. Grazie a tutti loro per questa loro presenza, perché hanno dato maggiore ancora di più e hanno rafforzato il sentimento che noi abbiamo voluto esprimere per quello che oggi è la giornata della memoria. Guardate, io mi auguro e vedo la presenza di tanti giovani che ringrazio per la loro partecipazione. Queste iniziative che stiamo facendo, a cominciare da quella che abbiamo fatto venerdì con l'inaugurazione del nostro Museo della Memoria e dell'Accoglienza, che invito tutti, qualora non l'avessero fatto, a visitarlo, di cui dobbiamo esserne orgogliosi, sono iniziative che non devono cadere nella retorica. Noi abbiamo il dovere di portare avanti quello che chi ci ha preceduti e quelli che ancora sono vivi, come Vittorio Perrone, a cui facciamo un applauso, ci hanno dimostrato in una comunità. Solo se c'è il sentimento dell'accoglienza, della solidarietà e della tolleranza, delle pari opportunità, possiamo vivere civilmente. E allora, mentre in altri luoghi si celebra la ferocia e si ricorda la ferocia dei nazisti del 43, noi abbiamo avuto la fortuna invece di far sorgere, grazie agli abitanti di Santa Maria di tutti i Neretini, un museo dove si raccontano le pagine più belle della storia di Nardò: l'accoglienza ai profughi che vennero dal 43 al 47 nel nostro campo numero 34.
Qui, in questo lembo di territorio, loro hanno trovato accoglienza da parte dei cittadini di Santa Maria, hanno trovato la possibilità di guardare con altri occhi il loro futuro e quindi è nata in loro la speranza. E allora il museo non deve essere soltanto un esempio per ricordare, ma deve essere soprattutto stimolo perché non accada mai più. E allora l'impegno di ognuno di noi deve essere questo. Noi dobbiamo portare nel nostro cuore questi valori e questi sentimenti, perché solo così possiamo evitare che certi fenomeni, certi comportamenti non accadano mai più. Io ringrazio il professore Ugo Foà, che è un testimone delle leggi antiebraiche, e qui abbiamo il piacere di ospitarlo, venuto appositamente da Roma. Qui facciamo un grosso applauso e salutiamo. E tra i pochi testimoni che ci possono raccontare di persona quei terribili momenti, lo ascolteremo tra poco. Seguirà poi un breve intrattenimento musicale grazie al gruppo Shanato Vaghe, ringrazio per la loro disponibilità, facciamo anche a loro un grosso applauso. Guardate che questo intrattenimento musicale non vuole essere un momento così per passare qualche quarto d'ora, qualche mezz'ora di musica, e anche questo è simbolico, come è stato simbolico importante il minuto di silenzio e la preghiera che è stata fatta vicino al museo. Anche la musica a chi era in quei orribili posti era comunque per loro la forza, il coraggio di pensare che non tutti gli uomini sono così come si sono comportati i nazisti. Quindi è questo anche il simbolo della musica, perché anche con la musica ci accompagna la speranza per un mondo sempre di pace, soprattutto di rispetto e di condivisione insieme agli altri, al di là del colore, al di là dell'appartenenza, al di là del sesso, siamo tutte persone umane. E allora se noi partiamo da questo principio, possiamo dire che veramente siamo degni di chiamarci uomini e donne. Quindi è questo l'auspicio che noi speriamo che venga da queste iniziative. Parteciperemo ancora a quella del 30, un'altra iniziativa importantissima che faremo nel teatro comunale, perché per la prima volta la prefettura di Lecce, Sua Eccellenza il prefetto, nel teatro comunale consegnerà medaglie d'oro al valore per ex combattenti, e questo è un altro segnale forte per la città di Nardò, che veramente ci onora, così come ci ha onorati la medaglia d'oro al merito civile. Quindi dobbiamo essere fieri della nostra città, dobbiamo essere fieri dei nostri concittadini che ci hanno regalato questi grandi valori. Dobbiamo difenderli e apprezzarli. Grazie a tutti. Io sono veramente felice di aver partecipato a questo incontro e soprattutto di aver aderito all'invito che mi è stato rivolto dall'amministrazione comunale di Nardò. È stato un incontro bellissimo, commovente, sotto ogni punto di vista. Io sono qui per portare così brevemente una mia testimonianza, poi domattina mi incontrerò nelle scuole con i ragazzi, con loro potrò parlare di tanti dettagli di quel periodo orribile che abbiamo vissuto. Io dico sempre che io sono stato derubato, mi sono stati rubati 5 anni di scuola, 5 anni di infanzia. È vero, noi oggi può sembrare strano parlare oggi di fatti accaduti 75 anni fa, ma bisogna parlarne. È vero, noi per molti anni non abbiamo voluto parlare, per molti anni un senso di pudore ci spingeva a non parlarne più, speravamo di rimuovere dalle nostre menti
quel periodo femminile. Invece poi abbiamo invecchiando, parlo al plurale perché quello che dico io lo pensano tanti miei coetanei. Ci siamo resi conto che passando gli anni, naturalmente non avendo poi più neanche la forza fisica di andare a raccontare quello che è successo, è invece doveroso raccontare soprattutto ai giovani, perché i giovani sappiano quello che è accaduto nel nostro paese, nella nostra Italia. Io non parlerò di quello che è successo dopo i campi di sterminio, dove sono stati spietatamente uccisi non soltanto 6 milioni di ebrei, ma 5 milioni di non ebrei colpevoli solo di essere omosessuali, handicappati, testimoni di Geova, non essere considerati cioè di razza pura. Io parlerò brevemente di quello che è successo da noi. Vi dicevo, io avevo 10 anni nel 1938, avevo finito le elementari e mi accingevo ad andare a scuola, alla scuola media, allora si chiamava ginnasio, anche non c'era la media, si chiamava prima ginnasiale, la prima che si faceva dopo le elementari. Ero felice perché eravamo 5 fratelli, 5 maschi a casa, a Napoli, vivevo a Napoli, quella è stata la mia fortuna, avevo vissuto a Napoli. E io sono il terzo, quello di mezzo. Io ero felice di andare al ginnasio per andare con i miei fratelli maggiori. E quindi ero pronto nel settembre del 1928. Nostro padre e nostra madre ci chiamarono una sera e ci dissero: voi non potete più andare a scuola. Com'è possibile? Come potevano un bambino di 10 anni, di 8, di 7, di 12, capire che da un giorno all'altro non era più possibile andare a scuola? La scuola che era la nostra casa, la nostra vita. Non andare a scuola significava perdere gli amici, perdere i compagni, restare isolati, perdere la propria identità. A Napoli, figurate, una città di 1 milione di abitanti, gli ebrei erano 400-500, quindi vivevamo ognuno secondo le scelte che aveva fatto in un quartiere della città. E allora bisognava, poi in qualche modo bisognava studiare. E allora abbiamo cominciato a studiare a casa, privatamente. Che significa studiare privatamente? Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, ai giovani, perché loro mi possono forse capire ancora di più. Studiare privatamente significa studiare senza compagni, a casa. Io avevo uno della mia età, una volta si studiava a casa dell'uno, una volta a casa dell'altro, in cucina, in camera da pranzo, in salotto, dove capitava. E poi ogni anno dovevamo fare gli esami, perché non avevamo la pagella naturalmente alla fine dell'anno scolastico. E per andare all'anno successivo bisognava superare gli esami da privatisti, e anche quella era un'altra umiliazione che ci veniva assegnata. Io lo ricordo benissimo, io dal primo anno che ho fatto l'esame per il passaggio dalla prima in seconda, mi sono seduto ai primi banchi. Io ho notato, firmando il foglio di presenza, che c'era scritto accanto al mio nome, fuoco, c'era scritto in rosso di razza ebraica. Ma io ho sempre pensato che gli apparteneva alla razza umana, non gli apparteneva a una razza diversa. Ma disciplinatamente mi sedevo in quel secondo banco e dopo l'appello la presidente della commissione mi richiamava: dov'è Fuad? Sono qui. No, dice, tu non puoi stare lì insieme agli altri. Tu ti devi alzare e devi andare a sedere lì in fondo, in quel banco dove non c'è nessuno, perché non dovevamo avere contatto con gli altri. E così quello che è capitato a me, è capitato ai miei fratelli, ai miei amici, quelli che erano nelle stesse condizioni. Voglio dire subito, per onestà intellettuale, che quella presidente di commissione che mi chiedeva di andare all'ultimo banco isolato, poi si è avvicinata a me mentre scrivevo il tema di italiano, mi ha dato un colpo sulla spalla e mi ha detto: qua, coraggio. Quel colpo sulla spalla ha rappresentato per me una cosa di molto importante. Mi è servita tanto, è finita la guerra. Io sono andato a cercare questa professoressa perché l'avevo voluto ringraziarla, ho voluto dire quanto importante sia stato quel gesto di solidarietà, e scoprì naturalmente che lei era impegnata nei movimenti antifascisti clandestini, e quindi è una persona che aveva dovuto fare
quel chiedere che io andassi a sedere all'ultimo banco, ma che naturalmente le sue idee disapprovavano quello che era stata costretta a fare. Io non vi voglio raccontare naturalmente tutto quello che è successo in quei 5 anni. Non ci siamo mossi noi da Napoli, quella è stata la nostra fortuna, perché non avevamo i mezzi. Ma vorrei passare, vedete, a uno, perché qualche volta qualcuno ha detto: ma in fondo voi in Italia non è che avete avuto grossi fastidi. E questo io lo chiamo riduzionismo, cioè ridurre a così, a qualcosa di semplice, essere cacciati dalla scuola, perdere il posto di lavoro, non potersi iscrivere all'università, gli ufficiali non poter continuare a fare il servizio militare. Insomma, ci sono tanti ufficiali che avevano scelto di fare la carriera militare, cioè hanno scelto di fare una cosa molto importante per la patria e hanno dovuto restituire la divisa, la pistola d'ordinanza. C'è stato anche chi non ha avuto la forza di farlo, che si è suicidato. Tutte cose che sono passate tra cose di poco conto. Ma è stato un periodo dove uno dopo l'altro succedevano le cose quasi inaspettatamente, perché non eravamo preparati. Ma la prima cosa è quello di sentirsi dire che non eravamo più italiani. Ma come? Io sono italiano, la mia famiglia è italiana da generazioni. Io ho sempre saputo che nella mia famiglia c'è stato chi ha combattuto nelle guerre di indipendenza, chi ha avuto una medaglia d'oro, chi è morto in guerra. E invece tutto qui, improvvisamente non eravamo più italiani, eravamo cittadini di seconda, di terza categoria, di razza ebraica. Questa razza ebraica che è un'etichetta che ogni momento ci veniva segnata. Naturalmente questi provvedimenti, queste leggi che si seguivano nel 1938-1939, una dopo l'altra, altro non era che la preparazione di quello che poi doveva succedere dopo l'8 settembre del 1943, e cioè poi gli arresti, le deportazioni e la morte nei campi di sterminio. Ma una fase immediatamente successiva che abbiamo vissuto quasi tutto nelle nostre famiglie è stato lo smembramento delle famiglie, perché il capo famiglia, mio padre, perse il lavoro e allora la famiglia doveva mantenerla, e lui andò a lavorare in Africa orientale, perché in Africa orientale erano colonie occupate dall'Italia, ma lì non valevano le leggi antiebraiche, e allora lui andò lì. Mio fratello più grande, parlo della mia famiglia per fare un esempio, ma questo è successo in tutte le famiglie più o meno, con destinazioni diverse. Mio fratello più grande aveva 18 anni, non poteva fare l'università, emigrò negli Stati Uniti d'America. Ecco, nel giro di pochi mesi, noi eravamo una famiglia normale, modesta, tranquilla, in pochi mesi la famiglia era sparpagliata nel mondo. Padre in Africa, fratello in America, e noi fratelli minori con nostra madre, e ad affrontare quello che poi è successo ancora, la guerra. Aveva colpito non soltanto gli ebrei, ha colpito tutti coloro che l'hanno vissuta. Napoli, voi lo sapete, è stata una città che ha subito un numero enorme di bombardamenti, quindi, ma in questo non avevamo certo sofferto più dei napoletani, che anche hanno avuto la stessa sorte. La nostra fortuna è stata poi, come sembra quasi paradossale, noi essere rimasti a Napoli è stata la nostra salvezza, perché dopo l'8 settembre, questa è la storia, dopo l'8 settembre i nazisti hanno preso il comando dell'Italia non ancora liberata, quindi da Napoli in su siamo passati sotto il dominio tedesco. Le disposizioni che arrivavano dalla Germania dopo pochi giorni, dopo l'armistizio, che tutti i cittadini ebrei, di razza ebraica, dovevano essere arrestati per poi essere naturalmente deportati e sterminati. E naturalmente si doveva cominciare da Napoli, perché da Napoli in giù, tanto non c'erano ebrei, ce n'erano pochi in Puglia, in Calabria, in Sicilia, e quindi Napoli era l'ultima comunità ebraica che c'era nel nostro territorio. Quindi dovevano cominciare da Napoli. E avvenne un fatto, anche questo importantissimo per la storia. C'è stata a fine settembre del 1943, proprio in quei giorni dove probabilmente doveva avvenire il
non sta detto, c'è stata la sollevazione popolare dei napoletani, la prima rivolta popolare, la prima azione partigiana in Italia fu a Napoli, quando il popolo napoletano spontaneamente, senza armi, con i sassi, non si sa come, si ribellò contro i tedeschi. I tedeschi, che erano già in ritirata, acceleravano la ritirata, andavano via da Napoli qualche giorno prima, gli americani entravano forse qualche giorno prima loro e noi fummo salvati. Tenete presente le date un momento, che sono terribili quelle date, come sono terribili i nomi qualche volta. Il 1 ottobre sono entrati gli americani, dopo 15 giorni a Roma i tedeschi, i nazisti hanno chiuso il quartiere abitato prevalentemente da ebrei, hanno arrestato e caricato sui camion 1022 cittadini ebrei, italiani ebrei, dai 2 mesi ai 94 anni di età. Li hanno caricati sui camion, portati alla stazione di Roma Tiburtina, poi nei campi di sterminio. Di questi 1022 ne sono tornati 18. E vorrei dire anche un'altra cosa, che ufficialmente si parla di 1022, invece sono stati 1023, perché c'è una signora che ha partorito ma non ha denunciato il bimbo, poi è stata deportata, il bimbo è stato ammazzato, quindi questo bimbo è morto anche senza nome, perché non hanno fatto in tempo a denunziarlo, non hanno potuto fare in tempo a regolarizzare la sua nascita. A Roma, ecco, adesso un cenno breve di Roma, tutte cose che voi probabilmente sapete, ma è bene ogni tanto rinfrescarci la memoria, perché a Roma i nazisti tedeschi arrestavano, una loro iniziativa, chiudere il quartiere ebraico e portare via 1022 persone caricando dall'alba alle 4 di mattina, lasciando un biglietto e dando 20 minuti di tempo per preparare la valigia e portare tutto quello che potevano portare. Ma successivamente altri 1000 ebrei romani sono stati arrestati, ma sono stati arrestati dai militi fascisti, cioè dei fascisti, dagli italiani fascisti che collaboravano con i nazisti tedeschi a Roma come nel resto dell'Italia e che percepivano anche una ricompensa. È vero, c'è stata gente che si è arricchita per aver denunziato il vicino, il coinquilino. Alle volte è stato l'amministratore, alle volte il portiere, alle volte un conoscente, alle volte un negoziante, ma certo gli altri 1000 sono stati arrestati su precisa delazione. Ho detto questo perché ogni tanto è giusto che ricordiamo, noi lo so, noi italiani siamo buoni. Naldò mi ha dato una conferma stasera con questa meravigliosa giornata che ha organizzato. Poi siamo stati capaci in certi momenti di essere anche cattivi, perché lo siamo stati. Quindi che altro dirvi, o meglio, io ce ne avrei tante da dirvi, ma non è questa la sede, non è più l'orario. Io vorrei insomma concludere questo mio incontro con voi, che per me è stato anche emozionante. Mi sono commosso quando ho sentito cantare quella preghiera in ebraico, preghiera che noi cantiamo generalmente per i nostri morti, e penso a quante volte tanti sono morti e neanche si è potuto recitare la preghiera, il Kaddish, nessuno l'ha potuto recitare perché non c'era nessuno presente. E il dramma nel dramma è che di molti di questi, di migliaia, di milioni di questi esseri umani non sono stati trovati resti, non si è saputo neanche come, quando, la data di morte, perché poi lo sapete che sono stati, i corpi venivano anche eliminati totalmente, venivano bruciati e le ceneri venivano sparse. Ma tornando un momento a noi, a quella che è stata l'esperienza nostra in Italia, l'Italia rispetto agli altri paesi europei ha avuto una percentuale di deportati e quindi di ammazzati inferiore, ma parliamo di percentuali altissime. Il 25% degli ebrei italiani è stato deportato e ucciso nei campi di sterminio. È vero, in Polonia c'è stato l'85%, in altri paesi della Mitteleuropa ce ne sono stati il 60%, 40%, 70%, l'Italia ha avuto una percentuale, diciamo, bassa. Il 25% significa uno su 4. Comunque il prezzo è stato pagato anche da coloro che in Italia
non fecero in tempo a nascondersi, non fecero in tempo a scappare. Per noi a Napoli, ironia della sorte, coloro che da Napoli per paura dei bombardamenti andavano, scappavano e si rifugiavano in Toscana, in Emilia, nelle Marche, sono stati arrestati e deportati. Noi che per tutta una serie di motivi, principalmente quello economico, perché forse nostra madre non sapeva, non aveva neanche i mezzi per muoversi con quattro bambini, siamo rimasti lì rischiando naturalmente i bombardamenti che per fortuna ci hanno risparmiato. E quindi la nostra storia per quanto riguarda Napoli si è conclusa e poi abbiamo affrontato ecco, l'ultima fase, brutta, tremenda che è quella, perché se noi sapevamo che eravamo tutti vivi, noi, nostra madre, i nonni, perché eravamo a Napoli, poi cominciò la ricerca in tutta Italia dei parenti, finita la guerra, la ricerca dei parenti, perché in Italia gli zii, i cugini, tutti gli amici erano sparsi naturalmente per l'Italia, quindi cominciò quella ricerca affannosa. Eravamo nell'immediato dopoguerra, non c'erano telefoni, non c'era, le ferrovie non funzionavano, quindi tutto era faticoso. E poi ogni tanto si veniva a sapere, sì, quello non c'è, è stato il tale, il cugino tale, l'amico tale è stato arrestato, è stato deportato. Prima si diceva deportato, ma deportato significa invece ammazzato, perché dei deportati, quelli che sono tornati su milioni, sono poche migliaia. E quindi quella fu l'ultima dolorosa fase che durò qualche anno, perché in quelle famiglie, io l'ho visto con un mio vecchio zio, oltre ottantenne, che gli avevano arrestato il figlio e lui per 2 o 3 anni finché è morto diceva, ma forse tornerà, forse in un ospedale, forse ha perso la memoria. Ecco, questo è una fase terribile, quello di sperare giorno per giorno, perché naturalmente non c'è stata mai una comunicazione ufficiale di quando una persona era morta e in che condizioni. E quindi io vorrei ricordare, soprattutto poi lo ricorderò domani giorno, io ve l'ho detto, per tanti anni non volevamo parlare, oggi parliamo, raccontiamo, finché avremo la forza, perché è giusto che i giovani sappiano che è successo questo. I giovani devono sapere, devono conoscere, devono sapere, perché senza memoria non c'è futuro. E quindi loro devono, è giusto che lo sappiano, qualche volta io quasi mi scuso, perché quando parlo con i giovani vorrei parlare soltanto di cose belle, di cose liete, divertenti, e non vorrei rattristarli raccontando di un periodo così tremendo, così triste che abbiamo vissuto. Ecco, io non avrei altro da aggiungere, vorrei soltanto ringraziarvi ancora molto e dirvi che, soprattutto questo lo dico ai giovani, perché qualcuno me l'ha chiesto nelle scuole, dice, come hai fatto poi a riacquistare la fiducia della vita? È vero, ci è voluto un po' di tempo per riacquistare la fiducia della vita, ma poi vedete, ragazzi, soprattutto mi rivolgo a voi, la vita, Benigni dice la vita è bella, è vero, ma la vita la si affronta e con la forza, con l'entusiasmo si riesce poi a superare. Io vi parlo, vuol dire che ce l'ho fatta, mi sono ricostruito una vita con la mia famiglia, mi sono sposato, ho 2 figli, nipoti, oggi sono anche bisnonno, quindi ho avuto dalla vita quelle gioie che è stato un momento che pensavo che non avrei mai avuto. Grazie a tutti e grazie soprattutto a Naldò, perché io non pensavo mai di trovare qui questa atmosfera, questa partecipazione così corale. Grazie. Del XVIII secolo, quale creazione di Israele Ben Eliezer, chiamato il Baal Shem Tov, il maestro del buon nome. In origine, esso fu una reazione al rigido rabbinismo, ma in seguito si sviluppò una sua filosofia indipendente. Uno dei suoi scopi principali era il raggiungimento della beatitudine suprema,
attraverso un mistico avvicinamento a Dio. La musica divenne una parte importante di questa filosofia esoterica. Tutti i seguaci del cassinismo convenivano che il canto senza parole era capace di trasformare a tal punto l'anima di chi adorava cantando, da fargli raggiungere stati definiti di mistico avvicinamento a Dio, ai quali per altra via era assai difficile arrivare. Thank you.
massacrati. C'è una parte dedicata proprio al canto e alla musica e si intitola Canta. Prendi la tua arpa curva e leggera e sulle sue corde sottili getta le tue dita. Canta, canta l'ultimo canto degli ebrei in tutta la terra d'Europa. Ma come posso cantare? Come posso aprire la bocca? Io sono rimasto così solo, mia moglie, i miei due bambini. Come posso cantare? Canta, canta, alza la tua voce tormentata e cerca, cercalo in alto se ancora esiste, canta, canta per lui. Canta l'ultimo canto dell'ultimo ebreo. Ma come posso cantare? Come posso alzare la testa? Hanno preso mia moglie, pensione, il piccolo Iome. Non sono più con me. Sono ombra e scuro, pare. Come posso cantare? Canta. Tu canta. Canta per l'ultima volta su questa terra. Getta indietro la testa, fissa i tuoi occhi su di lui e cantali per l'ultima volta, suona per lui la tua arpa, prendi la tua fisarmonica. Ma come posso cantare? No, non ce la faccio, come posso fissare gli occhi? Una lacrima di ghiaccio mi ha velato lo sguardo, vorrebbe sciogliersi. Guardo verso il cielo, come se ci fosse laggiù l'ultimo, e canta l'incendio, come se lasse una grande gioia, sì, ci aspettasse, siede tra le rovine del tuo popolo e canta. In questo mondo per me così vuoto, con queste misere mani contorte, di certo, mio Dio, anche nel mucchio di cenere, ma ditemi dove siete. Non senti la terra, questo mucchio di lacrime. No, non invocare il sole, no, non si supplica una lacrima. Sorgi, popolo mio, tendi le braccia. Sorgi, venite tutti, uscite tutti, da sabato, da mezzo, uscite, con gli occhi spalancati e mute grida di terrore, venite avanti, venite. Voi disponete l'incerchio intorno a me fino a formare un grande amore.